Sono lo chef Antonino Cannavacciuolo, perché sono quello grasso. Dice Barbieri è quello froce, vabbè, ora i Bastiani ci capisci un cazzo. E sti cazzi! C'è una grandissima polemica sul web, perché tutti dicono, ah, gli americani cuociono la pasta nella merda e fa schifo. Mangiano sterco. Però molto facile dire, fa schifo solo a vederlo. Noi invece questa sera ve lo cuciniamo e quindi su questa nuova rubrica oggi andremo a assaggiare la meravigliosa One Pot Hot Dog Pasta. Yes. Andiamo ad elencare i nostri infernali ingredienti. Bene, con i nostri potentissimi mezzi tecnici potremo avere una visuale a piccione sugli ingredienti, su questa bella carrellata di ingredienti. Abbiamo la pasta. Senti, le pegne, il grano duro. È duro. È buono. Uffa pegna. Poi abbiamo gli hot dog, abbiamo i nostri hot dog. Perché allora per favore. Chiamarli Wurstel o Wurstel non gli piace, li chiamano hot dog anche. Ok, poi abbiamo il schifo. Abbiamo i pomodori. Guardando se arriva all'aglio si ride. Tagliati a cubetti, che chiaramente, tanto ormai già che ci siamo. Assaggiamo uno per favore. Mentre lo sto facendo in bocca in realtà. Ah, buono. Ok. Che specialità. La panna. Abbiamo l'aglio. Assaggialo per favore. Anche la cipolla, ma aspetta. Assaggialo per favore. Sguido tecnico. Che schifo, porco del demonio. Che spettacolo. Abbiamo la panna. Assaggiala per favore. Sì, la panna. Se è buona. No, ragazzi, c'è un pezzo che ce la fa la panna. Ce la fai. Vai, buonissima. È buona. È buona. Sembra di succhiare sborra. Poi abbiamo il sale. Assaggialo. Assaggia. E ora la parte divertente. E abbiamo il pepe. E il piatto è servito. Manda in gola. Bene. E l'acqua. Il video è finito. Ma manca l'acqua. No, questa non l'acqua, c'era. L'acqua questa non c'è bisogno di. Ok. E l'unico se poteva levargli un po' la morte. Quindi adesso io arriverò vicino alla camera, aprirò la bocca e vedete One Pot pasta. One Pot. Bene. Questi sono gli ingredienti. Andiamo subito a preparare il nostro piatto. Ci mettiamo il nostro olio extravergine di oliva, un po' come la Madonna, non so se si può dire. È extravergine o perché è di oliva? Perché è extravergine. Pensavo fosse di oliva. No, è extravergine. Allora, mettiamo qui la pioggia, un po' d'olio. Che merda. Eccolo là. Abbiamo messo il nostro olio e andiamo a mettere... Stanlio. A far sfrigolare Stanlio. Però nella speranza che non si bruci come si è fatto prima. E voi non ve l'avete visto, ma noi sì. Aspetta. Veloci! Talmente talentuosi e abbiamo bruciato l'aglio in 0-2. Ragazzi, grandi. Ma ci andiamo a mettere dentro il wursterino. Lo wurstel. Anzi, no, lo dog. Veloci, perché si sta bruciando di nuovo anche adesso. Si brucia di nuovo. E i pomodori. Subito. Vai, come faccio su una mano. E anche i pomidori dentro. Anche perché tanto, si deve lessare tutto. Okay. Dobbiamo far abbassire quindi il tutto adesso. Quindi aspettiamo un po' che tutto si smerdi. E dopodiché andremo ad aggiungere la panna. Perché bensì questa roba è lessata nella panna. Ma best is yet to come. Viene sul cagotto solo a guardarlo. Sì, anche l'odore è eccezionale. Proprio è speciale, guarda. Speciale. L'odore è. Procediamo. Quindi, quando il nostro piatto comincia ad essere merdoso, abbastanza merdoso, lessato, diciamo. Possiamo cominciare a metterci 100 ml o 16 oz. Come 100 ml? 100 ml la metà. Di panna. Ce la fai a mettere la metà? Oh, you touch my tra-la-la. Questa è una scena che veramente rimarrà negli highlights della mia vita. 100 ml di panna. Che ovviamente sono. Lui c'ha una bilancia. Io c'ho l'occhio. C'ho l'occhio. E che non c'ha la papilla gustativa, ma l'occhio ce l'ha. Bene. Ragazzi, cioè, voi da lì non vedete, ma da qua su riuscite a vedere. È una merda da guardare, da far rivoltare i presumibili. Porco di ragazzi, fa veramente schifo. Allora, noi abbiamo una fortuna nella vita, che in questa casa ci sono due bagni. Il terzo è fottuto. Allora, questa roba, come vedete, fa abbastanza schifo. Veramente. Quando fa sufficientemente schifo, prendete schifo. Questo. Fa veramente schifo. Cacalo. Siamo sicuri. No, ragazzi, che schifo. Dopodiché procediamo e mettiamo il nostro quarto di libra di pasta.
15 minuti. 15 minuti. Impostiamo e preghiamo. 15 minuti. Abbiamo un bello stacco perché ce lo vediamo. Più usciamo le palle, ci vediamo tra 15 minuti. 15 minuti più altri 5 minuti e poi dovremmo stare a tenerla coperta. Quindi sostanzialmente facciamo cuocere sta pasta 20 minuti. Ragazzi, cioè, ragazzi, cuoce la pasta 20 minuti, cuoce la pasta 20 minuti nella panna e nell'acqua. Che schifo. È che non prova a sommergerla, tipo, non so come cazzo. Mamma che troiaio. Alza un po' il fuoco. No, credo che serva, vada tenuto basso, eh. Sì. Perché deve rimanere. Cioè medio basso. Ah, come la prima? Abbassalo un po'. Finito, proprio abbassati così, no? No, alzalo un po'. No, abbassalo un pochino. No, hai rotto il cazzo! Ci vediamo fra 15 minuti. Non so perché cazzo stiamo facendo. Sto aspettando che suoni. Non suona. Finito questo quarto d'ora. La pasta è una merda. Bisogna lasciarla riposare 5 minuti. E bisogna lasciarla 5 minuti a riposare. E paradossalmente siamo riusciti a fare la pasta cruda nonostante sia un quarto d'ora di cottura. Ora altri 5 minuti a lasciarla riposare. Perché è buona. E basta. Poi vediamo. Poi ci vediamo con l'assaggio. Ci vediamo con l'assaggio. Una voglia. Oh, yes! C'avemo una giorno merda. Arrivata la pizza di merda. Magari. Voglio la pizza. Invece mi mangio la merda. Ragazzi, è pronto! Ragazzi! Oh, c'è una cantina qua sotto. Dopo essere stati a prendere il nostro vino. Allora, quindi andiamo a rimestare questa zozzeria. No, questa e è in fondo, perché chiaramente si fa in fondo. No, l'olio anche, ma ciccio, dai. No! Se dobbiamo cacare, cacchiamo per bene. Si rimesta per bene con la cucchiara. È una delle cose peggiori che abbia mai visto, veramente. Però il pepe maschera, per fortuna. Maschera. Quindi, procediamo. Il rimpiazzamento. Vabbè ragazzi, tanto alla fine per fare le cose belle semplicemente ne metti poca e poi fai tipo una specie di scultura del cazzo. Sì, ma buttano una piatta via. Vai in fila, ma noi siamo gorda, i grandi cosa mi disturba, sto pezzettino di merda, vai. Io ci avevo messo del mio e te subito mi devi smontare. Non capisco perché. Guarda, però vi faccio vedere un impiattamento che secondo me fate veramente un sacco di figura con le fighe. Allora, prendiamo prendiamo le rondelle di Würstel, prendiamo il coltello, andiamo a togliere un triangolino. Mi auguro che si veda da lassù. Dovrebbe. Pac-Man. Tipo dei Pac-Man e facciamo tipo aperitivo. Ah, è come. Ah, ho capito. Bravo. Che ci piace tantissimo. È un po' come un mojito. Esatto, è un mojito di Würstel. Che sapore di merda, guardate, ecco. Che colore, sembra che ci abbiamo messo la paprika qui dentro. Ragazzi, al tatto è qualcosa di agghiacciante. Questo è quello che va all'assaggio. E ora andiamo ad assaggiare. Buono. E ora buono. Andiamo ad assaggiare. Ha una consistenza terribile, però. Momento solenne dell'assaggio, andiamo! One pot hot dog pasta! Allora, gli usi sono duri. Perché la pasta è meglio. La pasta è dura. Io direi che fa schifo, però pensavo facesse più schifo. Diciamo, l'aspetto è molto più schifoso del sapore. Poi ti dico un'altra cosa. Il sale io volevamo pure, cioè, ho fatto pure un cazzo. Però, no, fa schifo. Oh, no. Fa schifo. Allora, la prima... Immagini gli hot dog e lascia la pasta. Allora, la prima forchettata è... No, stavo per di buona, no. La prima forchettata non fa schifo, però devo dire che la seconda fa cagarissimo. Diciamo che devi... Sì, è un po'... Porco di... Allora, così no. È la classica pasta di come la mangiate all'estero. Cioè, è questa infatti pasta non che... la mangio all'estero. Allora...
è scotta senza ma essere... croccante. È pazzesco perché è scotta senza ma non è cotta ancora, perché è dura dentro e scotta fuori. Sì, esatto, fa proprio lessa fuori, cioè non scotta fuori. Dentro è dura, crocchia, però il fuori è corroso di merda, proprio schifo. Allora, ringraziamo il Dio che ha creato il pepe per poter mascherare la merda. Ma veramente cacare. Però capisco se sei un americano del merda possa piacere. Sì. Il fatto è non è che non sai cucinare, ma non sai mangiare. No, hanno proprio un'idea del gusto che è completamente tutto sommato te la potresti anche mangiare, ecco, cioè diciamo noi si è fatto bene a mangiare le pizze. Boh, io mangio 4 forchette, ragazzi. Sono pieno. Ecco. Ti piena la buzza tantissimo. Io direi classico la piatto. Pizza! La pizza! La pizza! Classico piatto da studente del college che ti fa la magia. Devo dire, se gli dovessi dare un voto nella scala da basta! Merda a cibo americano, gli darei un 6. Fa schifo. Ma per essere la pasta come la vedono gli americani, no, è osceno. Cioè, stavo cercando delle qualità, ma è osceno. È oggettivamente osceno. No, non c'è. Dai, basta. È tutto dolcissimo. Con queste spezie non un po'. Non ci mettono il cazzo di sale. Non ci no, ma a parte il sale, è che è tutto dolcissimo con queste spezie un po' a merda. Un po' di sale migliora. Prova. Sì, secondo me quel sale migliora. Un po' ce l'ho messo, prima, ma in realtà. Se io te lo rubo io. Il sale è anche peggio perché il sale esalta il sapore, no? Fa cacare, è ufficiale. Allora, signori, la ricetta era questa. Come dire, nei commenti di Facebook si dice fa schifo. No, non è che fa schifo, fa proprio fa schifo. Cioè, è proprio. No, però comunque noi abbiamo sfatato il mito, nel senso. Facile parlare per pregiudizi, senza noi sì. Abbiamo provato e fa effettivamente schifo. Fa schifo, quindi tanto. La conclusione è stata un po' la vostra, però noi sappiamo a che livello messi. Fa schifo, perché comunque la panna mischiata con l'amido, mischiata con i pomodori, dire che non c'entrano un cazzo, è proprio ci stanno come il cazzo a merenda. Che ci sta boh, fa schifo, è scotta e no. È troppo cotta allo stesso tempo, il sale quel po' e ce ne va... lo rende ancora più schifoso perché salta il sapore, il pepe, boh, si mischia un po' con queste spezie del Wurstel che sono a caso. Fanno veramente cagare, a noi però sono arrivate le pizze, quindi boh. Ve la boschiamo al prossimo appuntamento di Esti Cazzi! Ciao!